il testimone del mio vicino è Armando Spada, sindaco. Dice, io adesso la compro io. Compro io un appartamento, un giorno o l'altro vi ammazzo. Ma io credo nella legalità, anche se poi i fatti hanno un po' smentito. Cioè io non avevo mai avuto a che fare con la giustizia, per cui non pensavo di trovare il muro. Sono 8 anni di tribunale, il testimone del mio vicino che ha fatto abusi, il testimone del mio vicino è Armando Spada, sindaco. Per favore, mi dovete ascoltare, chiamate qualcuno, non potete non ascoltarmi. Io sono 8 anni, un dirigente scolastico in pensione che gira i tribunali insieme ai figli. Non è possibile far finta di nulla! Lei è Lucia Salvati, un ex preside in pensione che in queste immagini chiedeva ancora una volta giustizia. 12 anni fa Lucia e la sua famiglia denunciano un abuso edilizio commesso dai loro vicini di casa. Io mi sono rivolta a tutti, abbiamo solo pagato avvocati e per ora non ci sono risultati. Non sono partita subito con denunce, eccetera, le denunce le ho avute piuttosto. Ne parlai con l'avvocato, dice fate un esposto, sapete scrivere, lo fate da soli. Un esposto molto chiaro a tante istituzioni, ma non hanno avuto risposta. Abbiamo già versato negli anni 70.000 euro con le sentenze dei giudici a chi ha fatto gli abusi. E lui invece sta godendo degli abusi che ha fatto. È stato un intoccabile. I numerosi esposti e denunce cadono nel vuoto e dopo 2 anni si presenta alla loro porta Armando Spada, cugino del boss Romoletto ed oggi condannato a 6 anni per corruzione, ma non per le minacce rivolte alla famiglia Salvati. Dice, io adesso la compro io. Compro io un appartamento, un giorno o l'altro vi ammazzo. Spada non è venuto con la sua macchina, è stato accompagnato dai nostri vicini che hanno un'attività, lui lavora il ferro, a Ostia Nuova, quindi vicino agli Spada. Probabilmente si conoscevano per metterselo in macchina e portarlo qui a minacciarci per farci desistere. Dopo le parole Armando Spada passa ai fatti, aggredendo i 2 figli della signora Lucia. Ho visto questo signore che inveiva contro di noi tirando calci al cancello, sbattendo il cancello, che sarebbe quel cancello lì che vediamo lì giù, e dicendo che se non vi ammazzo un giorno vi ammazzo un altro giorno perché gli amici miei dovete lasciare stare. E siamo stati aggrediti poi quando siamo scesi in strada io e mio fratello. Questo è il tuo certificato? Questo è il mio, è stato infatti redatto il 9 gennaio 2007, il giorno dell'aggressione di Spada. Eccolo qua, questo è mio fratello 8 giorni qua. Trauma contusivo addominale, collo, piede destro e spalla sinistra. La volante del commissariato di Ostia, cioè i componenti di questa volante, non hanno voluto sequestrare, su mia esplicita richiesta, anche insistente, né il bastone con cui lo Spada ha colpito mio fratello, neanche perquisirlo. Nonostante le minacce, Lucia e la sua famiglia non si sono arresi e la loro battaglia continua ancora oggi. Ma io credo nella legalità, anche se poi i fatti hanno un po' smentito. Cioè io non avevo mai avuto a che fare con la giustizia, per cui non pensavo di trovare il muro.